Continuano i progetti dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro. Ci troviamo nell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro con la dirigente scolastica, dottoressa Maria Carmen Aloi. C'è stata di recente la giornata dedicata alla terra, con una manifestazione molto interessante, con la presentazione di un libro della scrittrice Anna Grillo, che parla di tradizione, adesso ce lo dirà la nostra dirigente, e poi la presentazione di un documentario del giornalista Francesco Brancatella. Una giornata emozionante. Sì, una giornata molto bella a cui hanno partecipato le ultime classi della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto e alcune classi dell'industriale dell'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari con cui lavoriamo insieme su queste tematiche. È stata una giornata molto interessante in occasione della giornata internazionale della Terra che ha visto protagonisti insieme ai ragazzi il reporter e giornalista della RAI Francesco Brancatella, che ha discusso su alcuni documentari da lui stesso elaborati in Amazzonia e la scrittrice nonché docente Anna Grillo, che ha affrontato alcune tematiche legate alla tradizione e alla storia della nostra regione che è ricca di spunti in tal senso. Quanto è importante, secondo lei, far conoscere ai nostri ragazzi, già da questa età, della scuola secondaria di primo grado, proprio le tradizioni dei nostri paesi affinché, non vadano perdute? La giornata internazionale della Terra è stata per noi uno spunto importante per far capire ai nostri ragazzi che le nostre tradizioni, il nostro patrimonio culturale sono un aspetto fondamentale per costruire un futuro diverso. Si parla tanto di sostenibilità, laddove la sostenibilità non esclude, anzi deve essere basata sulla riscoperta e sulla valorizzazione delle nostre tradizioni. Si sta ritornando al passato con la riscoperta delle risorse del nostro territorio e questo è un valore importante che va comunque trasmesso, anche perché molte volte i ragazzi tendono a forse anche a vergognarsi di quelle che sono le nostre tradizioni contadine, ma in realtà rappresentano un patrimonio da cui partire. Non dobbiamo dimenticare che la Calabria e Nicotera sono al centro della dieta mediterranea, che è un patrimonio immateriale dell'umanità dichiarato dall'UNESCO e quindi questi sono i valori fondanti su cui anche la scuola deve lavorare per un futuro migliore. E possono essere anche un futuro a livello economico. Certo, un'alternativa e una modalità nuova anche di vedere i diversi sbocchi professionali, perché ormai la nostra regione ha bisogno di altre professionalità, non le classiche professioni per le quali molte volte ci sono anche esuberi, numeri eccessivi. Per cui è giusto dare un valore, un peso a tutte, anche ai diversi indirizzi scolastici. Noi abbiamo collaborato con l'Istituto Industriale, che rappresenta una scuola di valore come tutte le scuole professionali, quindi bisogna superare anche quel pregiudizio che purtroppo nei nostri territori si è avuto sugli istituti professionali, che invece rappresentano un valore aggiunto anche al nostro territorio. Inizio di un viaggio. Tutte le mattine percorro svariati chilometri, passando dal mare alla montagna. La solitudine e il tempo di percorrenza mi consentono di immergermi nel paesaggio e di riflettere su ciò che mi circonda. La mia terra è una terra baciata indubbiamente dalla fortuna. La natura è stata generosissima nell'elargire doni. L'indiscutibile bellezza cittadina di Soriano, luogo di storia e cultura fin dai tempi più remoti. I boschi immacolati delle serre, la Certosa, il Duomo, le acque che sgorgano fresche dalle fonti degli alberi, i grappoli di ciclamini che fuoriescono dai tappeti di foglie dei corri lungi, il muschio verde brillante che si arrampica lungo i tronchi di abeti e castagni. La Calabria, a mio modesto parere, è un territorio vitale e dalle inestimabili ricchezze, capace di stupire e fare doni ineguagliabili a coloro che decidono di attraversarla e comprenderla con occhio puro e privo di preconcetti.
La Calabria è la terra dei grandi personaggi, Gioacchino da Fiore, Tommaso Campanella, Umberto Boccioni e tanti, tanti altri. La Calabria non è semplicemente folklore, è musica, colori e profumi dei pianti, ospitalità di un popolo generoso e caparbio, che nonostante le innumerevoli pressioni ha sempre trovato la forza di ricominciare. Roberto Di Giulio, secondo G, una donna e la sua terra, tratta da Ebri Danzatori a Calare del Sole. Una donna e la sua terra, invettita e solitaria con il suo carico avanzava, lo sguardo rapito da un'alba trionfale in una mattina d'estate. Andava fiera verso l'arsa terra, solcata da un lieve sudore mentre il giorno la sorprendeva. Curva, con magnifici frutti tra le mani, getti serpeggianti e indisciplinati, orti profumati, fichi svuotati da becchi voraci ed eserciti ordinati di formiche laboriose. L'uscio ombreggiato accoglieva, nei pomeriggi caldi e assolati, il suo lungo silenzio e il cuore stridente, le mani leggere sul ventre e le gambe abbandonate a un lieve maestrale, mentre il sole, spavaldo, si gettava veramente al mare. Il sapone di casa. Per sbiancare i panni grezzi, spesso molto sporchi perché il bucato non si faceva tutti i giorni, la vassoia si recava dal fiume alla fonte più vicina, ma non per sgrassare e pulire quei rubi di panni era necessario, ma per sgrassare e pulire quei rubi di panni era necessario quel buon sapone di casa, che lei stessa faceva di tanto in tanto. Nelle famiglie povere non si gettava proprio nulla, anzi, ogni attività aveva il compito di trasformare e conservare tutti i prodotti. L'olio era veramente speciale, infatti anche quello fritto andato a mare veniva conservato e insieme ai residui, i fondi delle giare, a Murga, venivano usati per produrre dell'ottimo sapone. Quando la massaia aveva olio a sufficienza, allora faceva il sapone, ma non tutti lo sapevano fare bene, perché richiedeva esperienza e abilità. Per questo spesso si chiamava in aiuto o si chiedevano consigli alla massaia che, per reputazione, era la più esperta. L'olio che sapeva di rancio, acre, acido, si versava denso, cupo e giallognolo nella caldara, pentolone di rame nel quale si riscaldava grazie al fuoco lento che la massaia alimentava. Mentre le vicine, curiose, col fare esperto, si avvicinavano con occhi vispi e attenti, mani sui fianchi, scontando nel recipiente, sentenziando, perché ognuna usava stratagemmi, trucchetti e accorgimenti che aveva rubato o le erano stati confidati. All'olio riscaldato si aggiungeva l'acqua misurata e la corrispondente quantità di soda caustica, pesata benissimo e sciolta in acqua fredda. Intanto la massaia girava lentamente con un bastone, non senza aver prima fatto il segno della croce, recitato frasi scaramantiche e fatto tutti gli scongiuri necessari. Un procedimento, questo, carico di bellezza e quasi magico, capace di trasformare quel liquido marroncino in una sostanza densa, solida e infine bianca e profumata. Quando il bastone, al centro della caldara, stava in piedi senza cadere, il processo era andato a buon fine. Invece, se non quagliava, cioè non solidificava, qualcosa non era andato bene. Se tutto era terminato bene, si lasciava riposare un paio di giorni. Poi si tagliava e si conservava gelosamente all'asciutto. Se non si era solidificato, si aspettava un po' e si rifaceva. Intorno agli anni 50, il rito del sapone fatto in casa